A lei consigliera, non ci sono. È iscritto a parlare nella discussione generale il consigliere Terranova. Prego, consigliere, per 10 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma io credo che questo consiglio si possa trasformare in una buona occasione, perché sinceramente diciamo, le premesse non erano poi così positive, ma bisogna sempre avere fiducia negli uomini, anzi direi prima nelle donne e poi negli uomini, perché bene o male si può riparare sempre e diciamo, cominciare a percorrere la giusta strada. Perché può essere una buona occasione? Ma perché mi sembra che la limitazione o comunque mettere delle regole sulla gestione delle attività che una volta erano considerate, anzi erano illegali e che oggi invece vengono gestite direttamente dallo Stato, sia comunque una buona cosa che possiamo fare per la nostra città, perché Roma, sotto questo punto di vista, lo ha detto bene la collega Seccia, non è una città come tutte le altre, è una città che negli ultimi anni ha visto incrementare questo fenomeno in modo veramente significativo. Io ricordo nel 2014, se non erro, quando da consigliere municipale, insieme alla collega Iorio, ma probabilmente lo abbiamo fatto, se non ricordo male, in tutti i municipi, presentammo degli atti, delle mozioni, degli ordini del giorno, delle risoluzioni, proprio per convincere o comunque impegnare i presidenti di municipio a intervenire nei confronti dell'allora sindaco Marino, proprio per intraprendere delle iniziative nei confronti della patologia legata al gioco d'azzardo. Ricordo persino, proprio su proposta del Partito Democratico, l'adesione, la richiesta di adesione del Comune di Roma al manifesto dei comuni proprio contro il gioco d'azzardo. Quindi tutta una serie di buoni propositi che effettivamente facevano ben sperare rispetto a questo tipo di iniziative. Devo dire, ahimè, che evidentemente in altre faccende affaccendati poi il destino di quanto promesso, di quanto indicato in quegli impegni, poi ha lasciato la strada, ha lasciato il posto ad altre situazioni. Però oggi possiamo rimediare. Ho appreso se non ho capito male, con piacere, che il Partito Democratico aderirà all'approvazione di questa delibera su questo regolamento, al di là diciamo, ci sta pure, delle sottili polemiche anche dei colleghi di Fratelli d'Italia, evidentemente anche da parte loro c'è una propensione. Non abbiamo nascosto nulla, colleghi, sul fatto che, ad esempio, sull'autotest, nell'inserirlo nel regolamento, avevamo preso spunto dalla delibera sulle linee guida, quindi nulla di strano. Quando c'è un obiettivo comune si può lavorare insieme per raggiungerlo. Allora, io credo che questo Consiglio, dalle premesse non proprio positive, si possa effettivamente trasformare in qualcosa di positivo e che l'Aula, spero all'unanimità, voglia approvare questo regolamento. Dare qualcosa di buono a Roma non dovrebbe avere per forza di cose qualcuno che no, diciamo, propone gli altri, proprio perché a proporre è stato quel qualcuno. Allora non è il caso, no, di farlo proprio e di portarlo avanti. Allora chiedo ai colleghi dell'opposizione di trasformare quella sensazione negativa con cui ho aperto questo intervento, ma anche poi immaginando che si potesse trasformare in una buona occasione, fare in modo che questa buona occasione non sia solamente qualche parola detta dal sottoscritto, ma che sia patrimonio di tutti. Grazie.